Ciao a tutti e benvenuti sulle gioie di Bea. Io sono Beatrice ed ecco qui un nuovo video. Se mi vedete con l'outfit e il trucco e parrucco del video precedente, ovvero lo speciale di Pasqua, in ogni caso, se ve lo siete perso, vi lascio qua il link sulle schede così potete andarlo a recuperare. È perché ho registrato i due video in un solo giorno. E poi anche perché ho fatto questa acconciatura e credetemi, ci ho messo un sacco di tempo perché io sono negata a fare le acconciature. Tutto quello che ha a che fare con elastici, forcine, lacca, eccetera, e capelli, diciamo, non fa per me e quindi ci tenevo a farlo vedere anche in un altro video. E poi così ho ottimizzato anche i tempi, sono multitasking. Anzi, fatemi sapere giù nei commenti se vi piace questa acconciatura. Ringrazio come sempre i nuovi iscritti al canale, grazie di cuore per il supporto che mi state dando e se non mi seguite ancora sui miei profili Instagram e TikTok, questo è un buon momento per farlo. Vi lascio i link giù in info box e il nome delle pagine qua a lato perché pubblico aggiornamenti sul canale, sondaggi sui nuovi video e poi posto anche foto di gioielli che realizzo io a mano, come questa collana e questi orecchini. Oddio, non riesco a prenderli. In fotocamera non si vedono bene, vi lascio delle immagini qui a lato. Ritornando al video di oggi, come avete già capito dal titolo, sarà un video dedicato interamente ai miei profumi che ho acquistato da H&M. Infatti H&M, oltre a essere un brand di vestiti, ha anche una linea di profumi. Io questi profumi qua li ho acquistati quest'estate durante i saldi e credetemi, sono stati veramente una buona occasione. Perché costavano pochissimo, tipo un 75 ml, ci ho dato 5 euro in offerta e come vi andrò a presentare sono veramente buoni. Attualmente ne ho 4, in questo video ve li farò vedere tutti. Uno di questi ve l'avevo già presentato nello scorso video, però ci tenevo lo stesso a farvelo vedere anche in questo perché è comunque sempre un profumo del brand H&M, quindi non potevo tagliarlo fuori. Poi ho anche scoperto delle cose in più anche nel sito riguardo questo profumo, quindi ci tenevo a comunicarvelo. Come sempre ho il mio foglio con tutti gli appunti, anche perché in questo video ci saranno dei nomi un po' particolari e come sapete benissimo io e le pronunce, le lingue straniere non andiamo d'accordo. In ogni caso, per i nomi un po' strani vi lascio sempre il nome qua a lato e ripeto scusatemi per la pronuncia se la sbaglio. E detto questo, partirei subito con il primo profumo. Ecco, partiamo subito bene perché il primo profumo ha un nome che forse molto probabilmente storpierò. Si chiama Noite Carioca, penso sia spagnolo, ma io spagnolo non l'ho fatto. Ho fatto solo inglese e francese per 3 anni, che tra l'altro ho totalmente rimosso. Ve lo faccio vedere. La confezione è molto carina, anzi, se sapete come si pronuncia, fatemelo sapere giù nei commenti, così in ogni caso mi correggete. E ritornando al profumo, la confezione la trovo molto carina, è azzurra, questo azzurro verde acqua, bianca e gialla. È molto carina e vi devo dire che richiama molto l'estate. Vi faccio vedere anche il boccettino. Molto semplice, comunque tutti questi di H&M di questa linea hanno un boccettino che è praticamente uguale. Qui c'è il nome del profumo e lo trovo molto buono. Tra l'altro è un'edizione limitata che attualmente non si trova più in negozio, ma si trova solo nel negozio online. È molto carina anche questa cosa dei profumi di H&M perché sulla scatola hanno anche una frase dedicata al profumo. Adesso qua c'è scritto in inglese, io l'ho tradotto in italiano e adesso ve la leggerò. Questo profumo ha come frase: sullo sfondo di una città tropicale, nuove amicizie fuoriescono ridendo e danzando sotto le stelle. Devo dirvi che il fatto della città tropicale riprende proprio bene l'essenza di questo profumo perché io lo vedo molto estivo. Infatti, come note olfattive troviamo mango, mandarino, fiori bianchi, caramello e muschio.
Mi sono dimenticata di dirvi che questo è il formato da 75 ml e in offerta quest'estate, vi faccio vedere comunque di nuovo il boccettino, l'ho pagato sui 4,99-5 € per un 75 ml. È un prezzo a dir poco buonissimo. Su di me ha una persistenza media, comunque bisogna sempre tenere in considerazione il fatto che si tratta di un profumo low cost. E un'altra cosa molto carina che ho apprezzato è che è riportato anche il nome del naso profumiere. In questo caso, chi ha ideato questo profumo, comunque il naso profumiere, si chiama Nisrin Grillet. Vi lascio comunque il nome qua, spero di averlo pronunciato correttamente. In ogni caso, mi scuso con la diretta interessata. Questo profumo comunque è assolutamente approvato e, come ho detto prima, secondo me è più adatto per l'estate perché si sente proprio la nota fruttata. Come secondo profumo, invece, è sempre un 75 ml e si chiama Raconteuse. E vi faccio vedere anche il boccettino. Come ho detto prima, i boccettini si assomigliano molto. Cambia solo il colore e il nome. Infatti è riportato il nome del profumo, oltre che il nome del marchio, del brand. E anche come scatolina trovo molto carina. Anche questo profumo, come l'altro, presenta sempre una frase dedicata. Vi faccio vedere, anzi, la frase. Non so quanto riuscite a vedere perché effettivamente dalla fotocamera è ribaltata, quindi ve la leggerò direttamente tradotta in italiano. Questo profumo, come frase dedicata, ha una presenza sicura e attraente quando l'attenzione si concentra su di te. E devo dirvi che come frase, secondo me, è azzeccata perché è un profumo molto particolare. È totalmente l'opposto rispetto all'altro perché, a differenza dell'altro, questo non lo trovo per niente dolce. Ma vi leggerei subito le note olfattive. Come note principali, questo profumo presenta arancio amaro, neroli, tuberosa, fiori di chiarè e vaniglia. Devo dirvi che fra queste note olfattive io sento soprattutto i fiori di chiarè e poi sento una nota amarognola dovuta appunto all'arancia amara e al neroli. Infatti non è un profumo dolce come invece quell'altro, però devo dirvi che verso la fine, come nota di fondo, si sente effettivamente una leggera nota dolce, forse dovuta alla vaniglia, però è proprio leggerissima. Il naso profumiere di questo profumo si chiama Olivier Péchaud. In ogni caso, spero di non aver storpiato il nome, vi lascio sempre il nome qua lato. Anche questo ha persistenza media. Devo dirvi che forse questo qui ha una persistenza che risulta leggermente più lunga rispetto a quello che vi ho fatto vedere prima. Come terzo profumo che voglio farvi vedere, questa volta parlerò di un 50 ml, almeno io ho acquistato 50 ml, mentre invece quegli altri erano 75, ed è vaniglia. Vi faccio vedere la scatola. Anzi, il nome completo è Vanilla Creamy Sweetness perché penso che oltre a questa vaniglia ce ne sia anche un'altra da H&M. È meglio specificare perché così almeno non si confondono i due profumi o tre. Non so quante vaniglie effettivamente H&M abbia fatto saltare fuori. In ogni caso, appena si potrà di nuovo andare in negozio, farò un salto anche nella sezione profumi e non nego il fatto che potrei prenderne degli altri. Anche questo profumo, come gli altri, ha la sua frase dedicata, che in questo caso non è nella confezione, come infatti stavo guardando, non riuscivo a trovarla, ma l'ho trovata nel sito e adesso ve la leggo sempre tradotta. Come frase dedicata, questo profumo ha biscotti e burro appena sfornati, la dolcezza cremosa incontra una pregiata vaniglia. Ed effettivamente è la frase che mi piace di più di questi profumi perché primo mi fa venire fame e secondo è secondo me la frase che rispecchia di più
e descrive di più il profumo, perché io di vaniglia ne ho delle altre, anzi prossimamente farò anche un video dedicato solo ai profumi alla vaniglia, anche perché le vaniglie che ho sono tutte un po' diverse tra di loro e mi sembrava una cosa carina metterle a confronto. Infatti questa vaniglia in particolare è una vaniglia che non è, a mio avviso, fresca, ma la trovo, come dice nella frase, una vaniglia burrosa che ricorda quasi dei biscotti. A me vengono in mente, immagino questa scena, anzi mi sta anche venendo fame, di questa teglia di biscotti appena sfornati allo zucchero. Infatti ha una fragranza molto zuccherosa e burrosa, anche se all'inizio, appena spruzzata, si sente molto, a mio avviso, l'odore di vaniglia sintetica e un pochino si sente l'alcol, però è una cosa che alla fine dura poco appena spruzzi il profumo e poi dopo svanisce e rimane questa vaniglia molto zuccherosa. Non mi ricordo se vi ho fatto vedere anche il bozzettino, in ogni caso rimedio subito. Anche questo molto carino rispetto al formato del 75 ml, non so se dipende dal formato, dalla linea. Ha il tappino che è trasparente e anche la decorazione qua sopra che è trasparente, mentre invece nell'altro, vi faccio vedere, adesso ho preso uno di quelli di prima, era nero e bianco. Però anche questo bozzettino, vi dico la verità, non mi dispiace, sono entrambi molto carini. E come nasi profumieri, in questo caso infatti ne troviamo due, per quello sto usando il plurale, e troviamo i due nasi profumieri di prima, ovvero Nisrine Grillet e Olivier Pechot. Come ultimo profumo ho lasciato a Above the Clouds, il nostro vecchio amico, che avete già visto nello scorso video, e tra l'altro rispetto a tutti quelli di H&M questo è in assoluto il mio preferito, anche perché ricordo quel giorno, perché li ho acquistati tutti lo stesso giorno, mentre ero andata a fare shopping in negozio, ero passata vicino alle casse, avevo visto che c'erano un sacco di sconti anche nella zona profumi e niente, sono stata lì mezz'ora appunto fare scorta di profumi e devo dirvi che questi tre, sto prendendo anche l'altro, che sono in formato da 75 ml, avevo avuto la fortuna di provare il tester, mentre invece vaniglia, infatti ho preso il formato più piccolo che c'era, ho preso il 50 ml perché non c'era il tester, quindi sono un po' andata a scatola chiusa, però sono stata fortunata perché come profumo mi piace un sacco. E quindi niente, è in assoluto il mio preferito, anche perché mentre questi li trovo molto estivi, infatti di solito li uso in estate, cioè di solito quando li ho presi appunto era estate, li ho sfruttati molto in quel periodo, questo lo trovo molto quattro stagioni, perché come vi avevo già detto è un profumo che sa di sapone, sa di pulito, sa di panni appena stesi, almeno a me vengono in mente delle lenzuola appena stese. Infatti la frase dice: librarsi in aria e scendere in picchiata nel cielo terso come in un esaltante sogno. Un po' mi viene in mente una giornata soleggiata, magari un po' ventilata, e questa scena di un giardino con le lenzuola stese, non so perché, o mettere le lenzuola appena lavate. Come note principali, questo profumo ha note di cotone, rosa, pepe rosa, muschio e ambra. Vi devo dire che di tutte queste note sento assolutamente il cotone, infatti se vado a sentire si sente molto il cotone, che secondo me è quello che dà quel profumo molto saponato, e sento anche una leggera nota di rosa. Sinceramente tutte le altre note che ho citato non ne riesco proprio a percepire. È anche questo un formato da 75 ml e il nostro naso profumiere è sempre Nisrine Grillet, almeno l'ho pronunciato giusto, sì, penso di sì, spero di sì.
profumo lo sfrutto un sacco anche appena uscita dalla doccia perché è molto rilassante. Io Snow che vuole partecipare al video è qua. Cosa vuoi fare? Non so se riuscite. Sì, riuscite a vederlo sicuramente. Ormai è diventata la star è diventata la star dei miei video. Ehi, ma lo sai che sto registrando? Almeno saluta. No, sta annusando la lightring. Eccolo qua, almeno si fa vedere per bene. Mi odia come sempre. Ehi, ma lo sai che mi sta riempiendo tutta la camicia di peli? Dopo, altro che rotolo, ne dovrò usare 150 per tirar via tutti i peli. Sì, adesso ti lascio giù, ma sei tu che vuoi sempre apparire nei miei video. Come sempre, la nostra mascotte è comparsa nei video. E detto questo, il video di oggi finisce qui. Fatemi sapere se vi è piaciuto lasciando un bel mi piace. E fatemi sapere anche giù nei commenti se avete qualche profumo di H&M. E vi ricordo che pubblico un nuovo video ogni mercoledì alle 15:30 e detto questo ci vediamo alla prossima. Ciao! No, sono... Guarda qua, ci sono i peli che volano dappertutto.